Buongiorno, ho finito di confezionare i pensierini per Halloween, per il compleanno di Jordi. Allora, inutile dirvi che il folletto lo devo passare in tutta casa, però io in sala, dato che la quantità di peli è eccessiva, preferisco passare prima la scopa per non sprecare troppi sacchi del folletto. Raccolgo il grosso da sotto i mobili. Piccola novità, allora, io oggi mi dedico alla casa totalmente perché non avevo commissioni. Ho soltanto comprato le crocchette a Romeo, gli ho fatto un pensierino in anticipo per il suo compleanno. Ovvero un nuovo cuscino. A lui piace dormire a terra, però adesso se siamo in previsione della stagione fredda, povero, cioè. Dai. Allora, io ho sfoderato il divano dopo il compleanno di Vittorio, però devo lavarlo in più parti. Sto utilizzando il percarbonato di sodio. Ieri ho lavato la seduta di questi due posti. Oggi ho lavato la penisola, domani laverò i cuscini, compresi anche quelli piccolini decorativi. Ci sono delle belle giornate, quindi io ne approfitto. Adesso vado in cucina e vedo un attimo com'è la situazione. Fra l'altro devo fare entrambi i bagni, compresa la vasca, perché urlano pietà. Questo è il cibo di Romeo. C'è ancora la tazza di Jordi. Poi c'è il plaid del divano, la mia borsa, eccetera. Comunque, eccomi qua. Vado a vedere un attimo la situazione crocchette. Beh, arrivano qui, quindi le dobbiamo proprio riempire. Fra l'altro, questa mattina Romeo non ha terminato la sua colazione. C'è un pugno di crocchette che io vado a rimettere dentro. Dopo vorrei lavargli le ciotole. E praticamente non riesco a mettere tutto il sacco. Quindi adesso lo andiamo a sigillare. E poi andremo a metterlo appunto sotto il mobile. Thank you.
l'ora di passare al salotto e io oggi uso lo Swiffer Duster, lo passerò anche in cameretta su, e poi soltanto sul tavolo, il tavolino, magari vado a utilizzare la mucchina senza risciacquo, scusate, sulla scrivania e sul tavolino. Il problema sussiste quando nel mettere a posto qualcosa mi rendo conto che alcune zone della casa non sono come vorrei io. Per esempio, mi avete vista riporre cioè la ricevuta di un acquisto che ho fatto e che devo ritirare fra 2 o 3 giorni, un carnet di buoni sconto di un negozio di abbigliamento, e quando li ho inseriti qua dentro ho notato che c'era il caos. Però se io adesso mi metto ad aprire qui a catalogare e a sistemare, perdo tempo. Quindi spesso io mi appunto magari su un post-it queste cose, tipo cassetto dei pagamenti in uscita, così poi me le ricordo. In realtà a volte non ce n'è neanche bisogno perché non sono più di una o due cose al giorno. Comunque direi di passare alla stanzetta. Andando in camera mi sono resa conto che non potevo fare a meno di spolverare questo coso. E quindi vado a passare lo Swiffer una mensola alla volta, facendo attenzione a non rompere niente. Io sono una pasticciona da questo punto di vista. Diciamo che a volte rompo le cose perché sono sempre di fretta. Vado a fare anche questo qui, ma soprattutto, ora vi faccio vedere una cosa odiosa. Questi cassetti Barilla qui sotto hanno sempre un dito di polvere, ma non ci passa lo Swiffer, quindi ogni volta io devo estrarli e fra l'altro vado un attimo anche a pulire questi coperchi. È stata una mossa intelligente spolverare dopo aver fatto i pavimenti in cameretta, però alla fine lì il carico di polvere era veramente poco. Quindi adesso continuo qui, vado a farmi quel mobile bianco, questo, vabbè, l'avete visto, e poi passo la scopa perché altrimenti è troppo. Fra l'altro devo anche, voglio sbattere il cuscino di Romeo, no, perché l'ho appena portato a casa, è nuovissimo, però devo spostarlo per vedere se c'è polvere dietro.
Urge una doccia. Purtroppo sono tutta vestita. A parte che aspetto il corriere, però difficilmente mi cambio per fare i servizi e poi torno a prendere i ragazzi, cioè dipende. Dipende. Se però fa caldo come oggi e sudo, ovviamente mi devo cambiare. E, volevo dirvi che vi ho risparmiato la parte bagni, penso ormai li sappiate a memoria, però finalmente ce l'ho fatta, anche se nonostante i guanti ci ho rimesso la manicure, che però avevo da un sacco di tempo. È durata tantissimo. Grazie a chi me l'ha fatta, non ricordo chi è stata, però è durata tipo 10 giorni. Quindi io oggi non devo preparare il pranzo perché Vittorio esce alle 3:30. Per questo la cucina era più sporca del solito, perché io ho preparato stamattina dei sandwich. Giordana va a mangiare con gli zii, perché praticamente ha uno zio che parte e voleva salutarlo, e, con il papà, con la famiglia del padre comunque, e quindi mangia da sola. Io ho già delle verdure pronte, sinceramente mi devo fare soltanto un secondo, però in questi casi io ho anche qualche vaschetta di petto di tacchino e bresaola, quindi magari aprirò una di quelle, perfetta per la dieta. Mi mangio una di quelle e le verdure le devo soltanto scaldare, che poi metterò in lavastoviglie e farò partire. Nonostante sia quasi terminata la mattina, vi dico la verità, la lavatrice sta ancora andando. Purtroppo è il lavaggio lungo, perché volevo un bel lavaggio caldo, altrimenti il percarbonato di sodio non fa effetto. Io vi saluto, vi ho fatto vedere un po' tutto quello che faccio di mattina. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, non vi dimenticate di lasciarmi un pollicione in su. Ma soprattutto io vorrei tanto che voi vi iscriveste al mio canale, chi non l'ha già fatto. Così potete sentirmi chiacchierare ancora per molto 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 tempo. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio dalla casa di Serena.